Io noto quanto desiderio c'è di raccontare la propria vita, la propria esperienza in questo tempo e anche i timori o le attese per un tempo che verrà, il tempo del cambiamento. È vero, tanti cambiamenti sono in atto, ma non sono altro che dei flussi della coscienza, perché niente si crea e niente si distrugge, ma tutto si trasforma. Dunque, di quale cambiamento dobbiamo parlare? Semplicemente di un flusso della coscienza che percepisce diversamente situazioni e azioni che in realtà sono immanenti. Anche se a te sembra che la vita si modifichi, che la storia si modifichi o forse si ripete, in realtà stai guardando solo attraverso dei flussi di coscienza, cioè tu guardi tutto ciò e osservi la tua vita e ciò che è intorno a te solamente perché hai un flusso di coscienza che può essere più o meno consapevole. E allora, che cos'è che determina la percezione del cambiamento? La percezione della paura del futuro, la percezione di un futuro possibile e ancor di più il desiderio di eternità. Ecco, io ho notato su questo mondo Facebook New Age, su questa nostra piccola stanza in cui osserviamo il mondo, attraverso la nicchia di noi che siamo amici, in questa stanza virtuale, io ho notato un grande desiderio di eternità. Ma cosa significa per l'essere umano? Vedete, è solo l'essere umano che desidera l'eternità, perché la natura non ha questo desiderio, neppure gli animali, neppure il mondo minerale. Questi altri regni non si pongono questo desiderio. Perché se lo pone l'uomo? Perché l'uomo osserva con i suoi flussi di coscienza la caducità dell'esistenza. Osserva le stagioni, osserva la notte e il giorno, osserva l'infanzia, la giovinezza, la vecchiaia e dunque vive la percezione attraverso questo osservare degli spazi temporali. Allora cosa sta osservando? Una illusione. Oggi in questo video siamo protagonisti così spontanei perché il mio desiderio di parlarvi è stato spontaneo. Siamo protagonisti io e questo ciclamino. Questo ciclamino perché è un fiore che nasce d'inverno, quindi verso la fine delle stagioni e in questo momento abbiamo due fiori, uno che si è aperto e fra non poco sfiorirà e un altro che sta per sorgere. Ecco, questo è un flusso di coscienza, qualcosa che si è espanso e andrà a contrarsi e qualcosa che è ancora contratto e andrà ad espandersi. Allora il cambiamento che cos'è? È un flusso di coscienza che si espande e si contrae. Dove? Nell'eterno presente. E allora il desiderio di eternità che cos'è? È l'impossibilità dell'essere umano non risvegliato di vivere il presente eterno, il qui e ora. Cioè portare la mente al ritmo dei flussi di coscienza, non ad un ritmo esteriore o interiore, che comunque sono contaminati dalla grande mente, che sono le strutture, ma portare la mente armonizzata al flusso della Quali coscienza. sono? Quali sono i diversi stadi della coscienza? Da quella inferiore a quella sovramentale, così come la chiamo nei miei insegnamenti. Cioè a quella coscienza che osserverà da uno spazio così alto che vivrà, che
sempre di più il qui e ora. Quello sarà lo spazio per quella che viene definita la nuova era, l'uomo nuovo, la nuova umanità. Quello spazio è già qui, è solo che molti non ne sono consapevoli. E non basta neppure la consapevolezza, ne devi fare esperienza. Così come la sta facendo questo ciclamino, questo fiore, così come la stai facendo ora ascoltando le mie parole, così come la sto facendo io ora rapportandomi a te come uno. Io non so quanti siete ora ad ascoltarmi, ma io so che sto parlando a te come uno, anche se puoi essere in 100, in 300, in 1000, in milioni. Il flusso della coscienza risvegliata è quello che si pone in ascolto, in ricezione e in effrazione e rifrazione verso l'uno. Non può che espandersi verso uno e non può che contrarsi verso uno. È un'esperienza. Non si può apprendere con una tecnica, si può ricevere come esperienza sotto forma di energia plasmatica, perché questo è il dono che l'universo ci ha dato. Cercatemi su Facebook, sul mio profilo, e troverete gli eventi riferiti a queste webinar. Sarà un modo per condividere l'esperienza mia come risveglio e come condivisione del flusso di coscienza che mi attraversa e anche condivisione di te, dei tuoi flussi di coscienza. Che cosa desideri? Che cos'è per te il desiderio di eternità? Che cos'è per te forse la paura del futuro o l'aspettativa? Attenzione! Ci sono infiniti passaggi che facciamo in ogni istante, da quando ti svegli la mattina, quando vai a dormire, a quando dormi. Questi infiniti passaggi non sono altro che rappresentazioni dei passaggi che facciamo anche nella vita incarnata o come ere, o come centinaia di anni, o come ere, come migliaia di anni. Dunque, perché concentrare questo passaggio della nuova era dentro una struttura piccola? Siamo nel passaggio, attenzione, si salvi chi può. Ma no, questi concetti fideistici lasciateli perdere, lasciateli agli imbonitori di tutte le religioni. State nel Christos interiore, nel cuore, e percepite quando c'è verità nelle parole che ascoltate o nei post che leggete. Quando sentite una verità vera, la sentite a livello di esperienza. Di questo andremo a parlare, e come anche di amplificare la vostra percezione e dunque anche la vostra capacità di discernimento. Questi sono stati i doni che ho ricevuto nel risveglio consolidato, in quello che è stato l'inizio del cammino della mia realizzazione, che è iniziato di fatto nel 2004 ed è stato consolidato nel 2012. Per questo mi sono messo in cammino e per questo vi condivido anche l'inizio di un grande movimento.